Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi voglio fare una delle mie recensioni, ma in realtà sarà una cosa un po' diversa e lo noterete subito, perché in realtà sarebbe facile per me fare una recensione di Tenet. Ne sono uscite milioni. Nonostante io l'abbia visto il primo giorno dell'uscita, ho avuto bisogno di un po' di tempo per elaborare questo film e l'effetto che ha avuto su di me. Ma mi spiegherò meglio. Infatti in realtà ho appunto preferito concentrarmi proprio sull'effetto emotivo che ha avuto per me. Perché vedere un film al cinema dopo tutti questi mesi in cui si è rimasti comunque rinchiusi a casa, e di film ne ho visti a centinaia ragazzi, ho visto serie TV, film, ho letto libri, ho letto fumetti, ho fatto un sacco di roba che si può diciamo in qualche modo relegarsi alla questione intellettuale. Ma vedere un film al cinema è qualcosa di totalmente diverso. In primis per il fatto comunque che, anzi tralasciando tutta la questione delle mascherine e di cose di sicurezza in cui ormai siamo abituati tutti, e dell'incarne sarebbe assurdo perché è ormai una parte della nostra quotidianità, quindi è una cosa che si fa ovunque, è più il fatto di vedere, di essere nella stessa sala con qualcun altro e vedere un film proiettato su uno schermo gigante con un effetto Dolby Surround a 360 gradi. C'è un'energia diversa. E come per quando io recito a teatro, e l'energia che mi dà il pubblico rispetto a quando magari ho avuto la fortuna di recitare in dei cortometraggi o in qualche film, è ovviamente un'energia diversa. Come ho sicuramente spiegato in altri video, quindi non andrò a rispecificare, l'energia appunto che si respira è diversa. E questo succede anche quando, scusatemi, anche quando appunto si vede un film al cinema. Perché, a parte il fatto appunto delle grandi schermi, tutte queste cose, in qualche modo comunque si percepisce la presenza degli altri. Mentre magari quando eravamo a casa, guardavamo un film con un nostro familiare, con la nostra ragazza, il nostro ragazzo, moglie o figlio o marito, quindi al massimo in pochi, comunque molto pochi, qui si va a vedere un film al cinema in cui ci sono anche, seppur purtroppo ancora poche, 80-100 persone. Sto buttando un numero, non è che ne ho viste così tante, ce ne hanno molte poche in realtà, purtroppo, però comunque è più gente, ovviamente molta più gente rispetto a quanto si è abituati, quelle 2-3 persone, 4 al massimo. Quindi voi già capite che c'è un'energia diversa. Però passando un po' al film, già avete capito che non è una recensione classica, perché io sto usando il film come metafora. Dal canto suo il film Tenet funziona abbastanza bene, nel senso è un film di Nolan. Qui rispetto ad altri film si nota una grande presenza della musica. La musica qui è il terzo protagonista. Sì, i primi protagonisti sono da un lato appunto John David Washington, il figlio appunto di Denzel Washington, molto bravo devo dire, ma ne parleremo dopo, e Robert Pattinson. Il terzo protagonista qui, vabbè, oltre alla ragazza, il terzo protagonista, l'attrice adesso mi sfugge il nome, chiedo scusa, è stata molto brava, mi sfugge il nome, chiedo veramente scusa. Il protagonista, diciamo un quarto protagonista allora, è appunto la musica. Nolan, se andiamo a guardare tutti i suoi vecchi film, più avanza con gli anni, più ha capito la potenza della musica. Se già in Memento la musica comunque era importante e non era così tanto presente, se non nella scena finale, se non ricordo male, già in Batman diventa molto più importante. Qui proprio la musica è protagonista, cioè ci sono pochi dialoghi, se devo essere sincero, ma molta musica. E la musica è veramente alta, fin dall'inizio è veramente altissima. Viene usata con sapiente intelligenza, però appunto è molto protagonista, e questo è il lato positivo. Scusate, ma seguo un po' un punto, so che è brutto fare così, ma mi ha aiutato un po' a essere chiaro, perché i film di Nolan non sono così semplici, come voi sapete. E appunto, come dicevo, agganciandoci appunto alla trama, è una trama intricatissima e da un certo punto di vista è piuttosto semplice dall'altra, se la andiamo ad analizzare, perché e in realtà è intricata dal punto di vista concettuale, ma a livello di svolgimento della trama, se andiamo veramente ad analizzarla, non è poi così complicata. Adesso
beccherò chissà quali commenti, ma vabbè. Il cast, come dicevo prima, è ben riuscito, perché c'è John David Washington, che devo dire penso sia il suo primo lungometraggio, penso abbia fatto cose, ma non cose così importanti, è stato piuttosto bravo. Anche qui abbiamo Robert Pattinson, che finalmente sta avendo il riconoscimento che merita, perché voi probabilmente, forse non tutti lo sanno, ma Robert Pattinson ha fatto un sacco di film molto indipendenti tra le altre cose. Ad esempio è uscito l'anno scorso The Lighthouse con William Dafoe in bianco e nero, che in Italia non si trova, si trova forse penso solo sottotitolato, e molto particolare, su due guardiani del faro che penso pian pianino impazziscono dentro questo faro. È molto particolare, è un film molto autoriale, ma tutti ovviamente fino adesso l'hanno relegato al ruolo di, scusatemi, al ruolo di il vampiro di Twilight. Ma non è così, in realtà lui è molto bravo, e quindi questo molto bravo, devo dire. Un film appunto Twilight che chiunque, qualsiasi attore sano di mente avrebbe fatto personalmente, perché ti dà il denaro, ti dà la fama che ti permette poi di fare altre cose, cose che poi lui è riuscito a fare, ma nessuno poi si è più dimenticato di quella performance che obiettivamente trova il tempo che trova, anche se il primo film lo trovo molto bello, gli altri vabbè. Ma è stato un cambio di regia, è stato un cambio di tutto, non approfondisco. E un altro attore, anzi forse il migliore, ma gioco forza, è stato Kenneth Branagh. Qui Kenneth Branagh fa il cattivo, il villain. Ma seppur il villain potrebbe essere stato qualcosa di estremamente scontato, estremamente banale da porre, perché è il classico villain fondamentalmente, il classico cattivone russo che sa sta potenza che non si capisce bene da dove venga, vuole distruggere il mondo, bla bla bla, solita roba già vista, parliamoci chiaro, non è niente di nuovo. Però cosa fa? È il modo in cui lo fa, cioè lui è pericoloso, pur non facendo troppo obiettivamente, a parte qualche scena, è sempre molto controllato, ma dal momento in cui arriva tu capisci che quell'uomo è molto pericoloso. Fa veramente paura, è degno dei migliori cattivi dei film di Bond, se non proprio dei film di Bond, addirittura dei libri di Bond, sì, forse supera molti cattivi dei film di Bond, devo dire, e addirittura mi ha ricordato alcuni cattivi di alcuni libri di Bond in cui non devono fare niente, ma tu sai che se faranno qualcosa sarà distruttivo 2000, e questo è quello che è stato Kenneth Branagh. L'unica pecca, in realtà, a parere mio, del film è l'eccessivo, veramente eccessivo uso delle scene d'azione. Allora, io non sono andato al cinema per vedere, io cerco sempre di avere la mente aperta quando vado al cinema, quindi comunque so che bene o male Nolan ci mette delle scene d'azione, tra l'altro sono molto belle le sue scene d'azione, ma non è tanto, tu non vai a vedere un film di Nolan personalmente per vedere Fast and Furious, ok? Tu vai a vedere un film di Nolan perché ti aspetti una trama intricata, ti aspetti che comunque un minimo ci sia la spiegazione. In questo film c'è stata tantissima azione dall'inizio alla fine, cioè proprio dal primo minuto, ragazzi, musica a palla e grande, tanta azione, bella, assolutamente bella, infatti me la sono goduta, però poi quando capisci che praticamente sono tre quarti del film, se non quasi quattro quarti, tre quarti dai, sono scene d'azione, e secondo me alcune sono aggiunte ma non servono ai fini della trama, sono allungate all'estremo. Questo secondo me è una pecca, perché alla lunga a me personalmente le tante scene d'azione mi stancano. E ci sono tantissimi film di questo tipo, perché incidere così tanto sulle scene d'azione, sì, ok, la tensione già tu la fai passare grazie alla musica, visto che è stato questo grandissimo uso sapiente della musica, usa quella, non è necessario continuare a ritirare le scene d'azione fino alla noia, fino alla nausea, perché vuoi far capire della tensione, del pericolo, non è necessario, basta la musica, basta, tra virgolette, devi saperla fare, qui c'è, è importante, è fatta bene, quindi questo è un grosso dato negativo dal mio punto di vista. Quindi facendo una conclusione senza dilungarmi troppo, in conclusione appunto, non credo di poter dare un parere univoco a questo film. In parte perché appunto i miei sensi da critico, passatemi il termine, senza infamia, senza lode, sono un po' intorpiditi. Perché giudicare un film, sempre giudicare, cerco sempre di giudicare in modo abbastanza intelligente, senza esagerare, tranne alcune volte, ma mi scuserete, comunque il film
dietro c'è del lavoro, dietro c'è della passione, dell'impegno, quindi sarebbe sbagliato, secondo me, criticarlo a priori in modo negativo. E non è giusto nei confronti di chi ci ha lavorato, ci ha perso anni di vita, perché anche per fare un film ci vuole anche uno, due, tre anni o di più. E quindi sarebbe, per chi sono io per poter giudicare un film solo da averlo visto una volta? Non so cosa c'è dietro, non so il lavoro che c'è dietro, quindi è sbagliato, secondo me. Questo è il mio punto di vista, Però posso giudicare alcune cose tecniche che secondo me abbiamo giocato un po' sul facile su alcune cose, caro Nolan. Sai fare di più, sai dare molto di più di questo. Lo so, l'abbiamo visto tutti. Senza fare nomi, però l'abbiamo visto, quindi sappiamo che sei in grado. Perché fare alcune scelte? La cosa su cui mi sono voluto soffermare di più, in realtà, appunto, è il fatto che è un ritorno. Il perché sta avendo tanto successo in realtà Tenet? Oltre perché molta gente si aspettava una cosa che poi non è quella, infatti, ho già letto delle recensioni che hanno capito appunto quali sono le problematiche. Ma è più il fatto che è un'occasione andare al cinema. Andare al cinema è un'occasione per andarci con qualcuno, un amico, qualcuno cui vuoi bene, qualcuno con cui condividere qualcosa. Perché il cinema ti dà qualcosa che fondamentalmente la televisione non ti dà. Seppur adesso i vari canali stanno comunque, tipo Netflix, Amazon Prime, Video, tutti questi canali, per fare due nomi, ma ce ne sono un'infinità, non riescono a darti quello che ti dà un film al cinema. La sala buia, la musica alta, coinvolgente, il grande schermo, in tal caso anche le risa, cioè il poterti in qualche modo dimenticare per qualche istante della situazione del cacchio, usiamo del cacchio, che stiamo vivendo. E sì, allora, dal mio punto di vista il film di Nolan non è il suo più riuscito, non è neanche così brutto, però mi aspettavo personalmente molto di più. Mea culpa, che mi aspettavo qualcosa di migliore, assolutamente. Però il fatto di trovarsi al cinema con qualcuno, condividere con qualcuno qualcosa, è qualcosa di bello. Quindi io colgo l'occasione per consigliare a tutti di tornare al cinema. Di tornare al cinema perché, in fin dei conti, chiudo tutto, scusate, andare al cinema è un po' come riscoprire se stessi, quindi è un percorso personale. Non aggiungo altro, vi ringrazio per avermi seguito fin qui, spero che questa più o meno recensione vi sia piaciuta, vi sia stata d'aiuto, e andate al cinema, in qualsiasi cinema, non sto facendo pubblicità a un cinema o a un altro, andate in un piccolo cinema, in una piccola sala, se possono aprire, non so se sono aperte quelle. Comunque andateci, perché andate con un amico, condividete quelle due ore in cui staccate la testa, non pensate a niente, vi fate due risate e condividete queste emozioni non solo con i vostri amici, ma anche con tutte le persone in sala. Questo è importante, vi assicuro che vi darà molto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui, ci vediamo al prossimo video, e perché no, magari una recensione, chi lo sa. Detto questo, io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Se vi è piaciuto mettete un like, scrivetemi nei commenti quale film siete andati a vedere al cinema con i vostri amici, qual è il primo che vi ha dato lo sprint per tornare al cinema. Se non vi ci siete ancora andati, potete chiedermi dei consigli di visione, perché no, io comunque ho sempre un occhio sulle nuove uscite, per cui ce ne siano poche, comunque ce ne sono. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao. Too many hopes build over bad ground. Too many words we never said. You had your grief, I had my demons. I shared them with you through the night.